c'è anche una vendetta a volte nella vita. Questo qui nel dicembre del 97, davanti al re di Stoccolma, prende il premio Nobel, metà, e fa il discorso del premio Nobel. Ha una faccia da premio Nobel da finanza, infatti aveva fondato con un collega un fondo di investimenti che si basava sulla sua formula per ingabbiare il rischio. Lui, un matematico economista, dice: io il rischio l'ho ingabbiato con questa formula, so esattamente come dare il prezzo a opzioni, derivati. Allora è finita così che 6 mesi dopo la Russia dà default, fallimento, sul suo credito estero. Cioè, semplicemente così, ci alza il telefono e dice: quant'è che vi devo? Tot, mi spiace, non pago più, ciao. I mercati finanziari crollano, il fondo di investimenti guidato dai 2 premi Nobel che hanno preso il premio Nobel, la motivazione era per aver contribuito a formalizzare matematicamente i prezzi delle opzioni e dei derivati, fallisce. Si chiamava Long Term Capital Management, LTCM. Il governo americano interviene per salvarlo, i contribuenti americani, quindi è curioso che ci sarà qualche sfortunato piccolo contribuente americano che ha messo dei soldi per salvare il fondo di investimenti dei 2 premi Nobel che avevano capito tutto ma sono falliti. Va bene. E quindi per un po' di anni non si sono più fatti vedere in giro, adesso invece sono rientrati. Questo non c'entra, torno indietro. Ma mi avvio alle conclusioni, avrei ancora un po' di cose da dirvi, ma diciamo che mi resta la bicicletta, no? Nel titolo c'era ancora la bicicletta, quindi parliamo di biciclette. Anche credo di aver dimostrato che le case, i mutui, le finestre c'entrano con i sogni e quindi c'entrano con l'economia. Adesso devo passare alle biciclette, è più facile perché io vado in bici, bici da corsa, non tanto forte, insomma. E quindi è un oggetto che mi è caro. La bicicletta per me è fonte di spunti, cioè io potrei rinunciare forse a una casa, al mutuo sicuramente, alle finestre, ma rinunciare alla bici sarebbe veramente un colpo duro. Perché allora intanto perché in economia esiste un concetto che si chiama costo-opportunità, che dice così: voi credete quando comprate una roba di pagare dei soldi, sì è vero, ma il vero costo delle scelte non sono i soldi, sono ciò a cui rinunciate per fare quella scelta. Quindi il costo di cambiare i serramenti non è, come vi ha detto Fadì, quell'investimento lì, cioè, lo è la rinuncia a quello che avreste potuto fare con quei soldi lì, che sicuramente non vale quell'investimento, perché se lo fate l'avete messo al primo posto. Ma io questo concetto che i professori nelle aule spiegano con formule grafiche, io l'ho capito a 13 anni, perché ho avuto questa fortuna. Terza media, gita scolastica a Rimini, no, a Roma, scusate, e costava, non mi ricordo, 30.000 lire. 1969, 30.000 lire quota per la gita, bicicletta Josh, 6 cambi, 30.000 lire, la mia prima bici. Mio papà mi ha detto: guarda, scegli o la bici o la gita, è la primavera, ho scelto la bici. E ho capito che quando uno compra una bicicletta non paga 30.000 lire, ma rinuncia a una gita scolastica, cioè le risorse sono quello che contano, il denaro serve solo a rappresentarle. Chi crede nel denaro in sé, poverino, ha una malattia e quindi se la deve giocare o se la deve curare. Ma poi ci sono altri spunti per le biciclette. Pensate che il primo furto di bici è stato davanti alla scuola media, perché mio papà l'ha prese per andarci perché piazzava i serramenti, la scuola media dove io gli ho rubato la bici. Poi c'è Paolo Conte, non so chi di voi conosce, il nostro cantautore astigiano famoso in tutto il mondo, che dice una cosa stupenda della bicicletta che vale per il mercato. Dice in una canzone del suo ultimo CD: una bici non si ama,
casomai si lubrifica e si modifica. Allora io prendo il verso e dico: il mercato, l'economia libera, il mercato libero non va amato, neanche riverito, neanche adorato, come hanno fatto molti economisti liberisti negli ultimi 10 anni, esaltando il mercato, la libertà di mercato, la trasparenza, la mancanza di regolazione, e adesso zitti, qualcuno ha fatto il mea culpa, altro. Il mercato non va amato. Il mercato, come dice la canzone di Paolo Conte, va modificato e lubrificato, altrimenti fa dei casini pazzeschi, come la bicicletta. E poi c'è un altro oggetto della bici che mi piace ricordare, che è il cambio. Ma insomma, il cambio, chi va in bici sa che il cambio è basato sul principio della leva, e cioè con una pedalata fare 2 metri anziché 1, 3, 4, 5 anziché 1, sempre con la stessa pedalata. Però chi va in bici sa anche che, no, che c'è un limite a questa leva, cioè più mi appoggio alla leva, più fatico e rischio di spaccarmi i muscoli, come succede a volte quando sbagli il cambio e a metà di una salita ti viene un crampo e cadi per terra. Il ciclista lo sa. E perché la finanza ha fatto finta che non fosse vero? E qualcuno ha permesso che non fosse vero? Perché la finanza, che usa la leva e deve usarla, perché senza leva non saremmo qui, perché la leva serve, con un euro che io presto a lei, a fare un altro euro prestato a lui, o meglio, altri 80 centesimi, e poi 60, poi 50. E quindi da un euro serve a creare giri d'affari per 3, 4, 10, 20 euro. Ma c'è un limite, se la leva è troppo lunga si spacca. La finanza ha allungato troppo la leva. Lehman Brothers, quando è fallita, forse il più grande errore, dicono in molti, credo che abbiano ragione, del governo americano, aver lasciato fallire Lehman Brothers, perché doveva dare un segnale, forse se la salvava veramente. Lehman Brothers, quando è fallito, aveva una leva di 80-100, cioè aveva un capitale, per ogni dollaro di capitale era esposta per 80-100 dollari, troppo. Allora la bici ci ricorda che le leve vanno usate, e credo di dovermi avviare alla conclusione, vanno usate con un buon senso, e vi chiedo scusa se non vi ho fatto una lezione di economia, perché ne faccio già troppe a scuola, all'università, in giro. Non avevo voglia di farlo anche qui. Spero che in futuro, quando sarete in un cantiere o progetterete una finestra, penserete un po' all'economia di strada, magari al mio libro che è lì per essere comprato e spero letto, e penserete anche un po' ai sogni. Grazie.